Operazione continuità rimandata. Pallacanestro Umbertide non riesce a dar seguito alla vittoria interna con Treviso e cede 79-59 sul parquet di Rodigium Basket Rovigo nel turno numero 15 di A2 femminile. Pangalos da una parte e Bonivento dall'altra danno il via alla contesa. E ancora la combo guard cipriota a bucare la retina, insaccando due canestri in fila per il 2-7 Umbertide. Rovigo reagisce e nel finale di quarto mette la testa avanti, con Zanetti protagonista del 17-14 al decimo minuto. Nel secondo quarto Umbertide trova subito la parità, prima dei primi canestri in maglia Solmec di Masic, che con 5 punti in fila riscrive il 22-17. La solita Pangalos tiene in scia le compagne, ma Zanetti e Bonivento replicano prontamente con il 37-29 e il primo tempo si conclude sostanzialmente in equilibrio, come dimostra il 41-35 all'intervallo. La terza frazione si rivela decisiva. Umbertide parte malissimo e in un amen si ritrova sotto di 13 lunghezze, con Masic e Furlani in evidenza per il 51-38 a metà quarto. Viviani rimpolpa il margine sul più 16, poi arriva il 2-1 di Tumeo che vale il 59-40. Staccini prova invano a ruotare le giocatrici, ma il copione non cambia e al 30-63-40 Rodigium. L'ultimo quarto diviene di fatto accademico e serve solo a definire il punteggio, con Rovigo che controlla e si impone 79-59. Percentuali al tiro scarne per la PFU, complice un secondo tempo deficitario per la compagine umbertidese, con divario ampio anche nelle carambole 46-30 e negli assist 16-2. Non bastano i 17 punti di Pangalos, i 12 di D'Angelo e Stroscio e gli 11 di Baldi. Le ragazze di coach Staccini restano a quota 10 in quart'ultima piazza e diviene ora centrale l'imminente scontro diretto contro Basket Girls Ancona, formazione che ha gli stessi punti delle bianco-blu, con palla 2 fissata per domenica alle ore 18 al Palastaccini.